La domanda che mi sento fare da molti di voi è generalmente: è possibile fare una pizza napoletana in casa pur non avendo un forno professionale o un forno per pizze? La risposta è sì, è possibile fare una pizza simil napoletana, a patto però di seguire due strade fondamentali, quella relativa alla cottura e quella relativa all'impasto. Per quanto riguarda la cottura, sappiamo bene che è possibile ottenere una pizza di buon livello grazie al metodo combo. Si cuoce prima il fondo sulla padella e si finalizza il cornicione nel forno di casa sotto al grill. Oppure possiamo utilizzare il nuovissimo metodo grigio, quello con la lastra in acciaio al carbonio che raggiunge temperature incredibili e cuoce la pizza in circa 110-120 secondi. Ma il segreto più importante, senza il quale non è possibile realizzare una pizza degna di questo nome, è sicuramente relativo all'impasto. L'impasto che consiglio di adottare per una pizza perfetta nel forno di casa è un impasto al 67% di idratazione. Questo tipo di idratazione, cioè il rapporto tra acqua e farina, permette alla pizza di rimanere morbida, permette poi di sviluppare un'alveolatura notevole a patto di stenderla in un certo modo, permette di cuocere la pizza in tempi relativamente brevi. E è molto importante perché nel forno di casa non riusciamo a raggiungere i 400-450 gradi dappertutto. Io mi chiamo Gigi Attanasio e insegno a fare la pizza napoletana in casa per contribuire a creare i vostri momenti di gioia e di condivisione attraverso la pizza e per cambiare per sempre la vita delle persone. Sono particolarmente orgoglioso di presentarvi questo impasto di semplice realizzazione. Impasterò a mano e il motivo è molto semplice: perché voglio che voi vediate il punto di pasta, voglio che capiate quando fermarvi o quando proseguire. Questo è molto importante perché se lasciate fare tutto all'impastatrice e ad un certo punto qualcosa va storto, non sarete in grado di capire il perché e come soprattutto sistemare il problema. Invece, partendo da un impasto a mano, avrete uno strumento che vi servirà sia che vogliate proseguire a mano sia che vogliate utilizzare l'impastatrice. Partiamo con gli ingredienti: mezzo chilo di farina, tra i 12,5-13 grammi di proteine, quindi di medio alta forza. Per capirci, può essere un mix tra caputo blu e caputo rossa, o può essere una Polselli Super, una qualunque farina in grado di arrivare alle 24 ore di maturazione lievitazione. 330 grammi di acqua che ho precedentemente lasciato in frigorifero per evitare che l'impasto si riscaldi durante la lavorazione. Qui c'è il lievito. Per quanto riguarda il lievito, vedete, ho preparato sia il lievito di birra che il lievito madre, ma ovviamente dovete utilizzare solo uno dei due. Nel caso del lievito di birra dovete pesare 0,2 grammi, mentre invece nel caso del lievito madre dovete pesare 20 grammi. Poi c'è il sale, 17 grammi, olio, sempre 17 grammi, e zucchero, 3 grammi. Il motivo per cui aggiungo olio e zucchero in questo impasto, cosa che non trovate nella ricetta dell'impasto per la pizza napoletana, è per aiutare la colorazione della pizza in fase di cottura, visto che avremo una temperatura inferiore rispetto a un forno per pizze. Comincio con l'unire il sale alla farina e mescolo il tutto. Finita questa operazione potete sciogliere il lievito nell'acqua. Nel mio caso utilizzerò del lievito madre. Il motivo per cui il lievito madre andrebbe sciolto nell'acqua è per amalgamarlo meglio al composto. Ora bisogna procedere gradualmente. Incomincio ad aggiungere un filo d'acqua e mescolo. Questo è un impasto di medio-alta idratazione. Alcune farine potrebbero avere problemi ad assorbire l'acqua che andremo ad aggiungere, per cui il modo migliore per far sì che l'impasto incordi è aggiungere l'acqua gradualmente. Però è un po' come sfruttare il principio base dell'autolisi. Ricordatevi di recuperare sempre la farina che sta sul fondo, che vi servirà ad assorbire l'acqua che aggiungete. Ed eccola tutta. Zucchero. A questo punto conviene proseguire con le mani, stringo l'impasto e lo ruoto. In questo modo scioglierò quelle parti dell'impasto che sono ancora poco idratate e questo permetterà all'impasto di assorbire l'acqua in maniera equilibrata. Poi comincio a fare delle pieghe, prendo e copro. L'impasto si presenta così ed è a questo punto che possiamo aggiungere l'olio. L'impasto chiaramente vi sembrerà più bagnato, questo è normale,
ma dovrete rifare gli stessi passaggi che ho fatto precedentemente per far assorbire l'acqua delle piccole pieghe in fase di impastamento. E ora, se sto all'interno della ciotola, possiamo fare questo tipo di movimento. Il pasto sta rispondendo decisamente bene e non si è scaldato per niente. Quando l'impasto è sì grezzo, ma è migliorato rispetto a prima e soprattutto l'olio è completamente assorbito, possiamo rovesciarlo sul tavolo da lavoro e proseguire con entrambe le mani. A questo punto bisogna cominciare a fare le pieghe con il famoso metodo dello slap and fold. Quindi si afferra l'impasto, lo si tira su e lo si adagia su se stesso in questo modo, questo tipo di movimento. Vedete che già raggiunge un certo tipo di consistenza e questo è di fondamentale importanza, perché servirà poi ad incordare l'impasto, cioè a renderlo sufficientemente lavorabile senza farlo sfaldare. L'impasto è incordato quando la maglia glutinica è perfettamente formata. A questo punto vedete l'impasto è grezzo. Utilizziamo questa parte del palmo per schiacciare l'impasto in questo modo. Fate sempre attenzione a non scaldare l'impasto in fase di lavorazione, perché questo poi renderà l'impasto poco gestibile. Sento con le mani che l'impasto comincia a scaldarsi ed è per questo che vi consiglio di cominciare sempre con un impasto a mano per capire proprio le dinamiche. Cosa fare a questo punto? Bisogna semplicemente aspettare, fare quello che normalmente si chiama fermo macchina, ma in questo caso le nostre macchine sono le mani. Prendo l'impasto e faccio quello che ho fatto prima, cioè lo slap and fold. Quando fate lo slap and fold dovete poi raccogliere l'impasto in questo modo. Con questa tecnica riuscirete a stringere il panetto senza realmente toccarlo ed è sicuramente una tecnica molto comoda e semplice, perché evita di stressare l'impasto. In questa ricetta realizzerete 4 panetti da 220 grammi l'uno. Perché 220 grammi? Perché è il peso perfetto per una cottura in breve tempo nel forno di casa. Proseguo ancora con lo slap and fold. Vedete com'è bello l'impasto? Davvero con pochissimo sforzo, nonostante l'idratazione e nonostante anche l'olio che ho aggiunto. Dopo un altro stop di un paio di minuti, proseguite di nuovo a fare le pieghe. Possiamo fermarci per circa una ventina di minuti. L'impasto è abbastanza a buccia d'arancia, ma dopo questo riposo ed una serie di pieghe, l'impasto risulterà perfettamente liscio. Ci vediamo fra 20 minuti. Sono passati 20 minuti, vediamo che cosa è successo. L'impasto si è rilassato e già il tatto risulta migliorato, vedete? E adesso, con poche semplicissime mosse, renderemo l'impasto molto liscio. L'impasto al tatto è bellissimo. E poi facciamo il solito movimento qui così. Adesso voglio mostrarvi com'è dentro, voi però non lo tagliate. Vedete queste bollicine? Qui è dove abbiamo catturato l'aria mentre facevamo le pieghe. Però allo stesso tempo può anche essere l'azione del lievito che sta cominciando a fare effetto. E lo mettiamo a riposare per 10 minuti. Ed ecco che cosa è successo dopo 10 minuti. Si è rilassato nuovamente e come abbiamo fatto prima, facciamo anche adesso. Quindi solo un paio di giri di pieghe, giusto per dare la forma, e poi possiamo lasciarlo riposare per tutta la notte. E poi domani, 6-7 ore prima di preparare le pizze, staglieremo l'impasto, cioè faremo i panetti. Utilizzo questi comodissimi tappi in silicone, così non spreco pellicola.
In questo modo l'impasto non entrerà a contatto con l'aria, quindi non si seccherà. Sono passate 19 ore da quando abbiamo fatto insieme l'impasto. Vediamo che cosa è successo. Quando porzionate l'impasto, assicuratevi di partire sempre dai lati e di andare torno torno. In questo caso farò dei panetti da 220 grammi. Anche per i panetti si può utilizzare la tecnica dello slap and fold. Vedete com'è semplice farlo così? Ed ecco qua i miei 4 panetti che utilizzerò fra 5 ore. Questi sono i panetti come si presentano dopo 24 ore di lievitazione e maturazione. Dal punto di vista proprio della dimensione, vedete che c'è stato un raddoppio. E questo è un segnale molto importante per capire se i panetti sono pronti o meno. Ho preparato a volo un po' di ingredienti, ma poca cosa, giusto per fare una margherita. Vorrei farvi anche vedere sotto, perché secondo me è interessante. Riesci a vedere sotto? Guardate quanti buchi ci sono. Quando i vostri panetti assomigliano a questi in questo modo, significa che sono veramente pronti. Raccogliamo l'impasto cercando di toccarlo il meno possibile e lo spostiamo qui dentro. Lavoriamo in velocità. Facciamo la stesura solita, partiamo dal centro e spostiamo i gas verso il cornicione. C'è una bolla grande che facciamo scoppiare, altrimenti poi si brucia in fase di cottura, e l'allarghiamo con un pochetto di tecnica dello schiaffo. Spostiamo la pizza sulla pala, mettiamo il pomodoro. Prendiamo un po' di mozzarella, questa è bella asciutta, strizzata, e l'ho lasciata in frigo, quindi non c'è acqua dentro. Mettiamo un bel po' di foglie di basilico, metto un po' di parmigiano. La resistenza è bella rossa, allargo la pizza giusto un pochino pochino e poi vado di olio. È veramente rossa. Controlliamo la temperatura della lastra. 310, 330, 340. Via. Ragazzi, questa è o non è una pizza napoletana? Facciamo la prova del taglio e vediamo come va. Bella, eh? Ma guarda com'è morbida. Sì, guarda quando la apri così. Questa secondo me si scioglie in bocca. Alla salute. E a proposito, cliccate qui se volete vedere come si cuoce una pizza con il metodo grigio. È un metodo fantastico. Oppure se volete conoscere altri trucchi su come stendere la pizza, come condirla meglio o altri metodi di cottura, premete invece il pulsante qua sotto. Invece premete questo qui qua sotto, iscriviti per non perdervi nemmeno uno dei miei video. Ciao e alla prossima.